Ciao ragazzi, benvenuti su Gastrip Drums. Nel video di oggi voglio farvi vedere il mio set di pelli perfetto, nel senso il mio set di pelli preferito, quello che assolutamente voglio o quello che mi piace di più suonare, quello che ritengo migliore. Vi spiegherò il perché migliore, pian pianino capirete. Come potete vedere qui si intravede un pacco, ok, di strumentimusicali.net. Allora, in questo pacco qua, che è bello grande, io ho tutte le pelli che mi servono. Ho pelli, allora, in realtà ho preso due pelli per cassa, una di remo e l'altra di... Aspetta, facciamo così, una di remo, l'altra di Evans. Ho preso un po' di pelli per qua di Evans per quanto riguarda il rullante, ne ho prese due, e poi per il resto, aiuto, per il resto ho preso, ne manca una, vabbè, è lì in fondo, ho preso delle pelli sempre remo per quanto riguarda i tom, quindi ho tutto. L'unica cosa che non ho preso, perché è già montata, ho già sulla mia batteria, e più che altro sono praticamente nuove come pelli, la questione pelli sotto di tom e timpani. Io utilizzo delle ambassador sabbiate sotto, quindi avrò sabbiate sia sotto, anzi no, non ve lo dico, vabbè, ormai spoiler, sabbiate sia sopra sia sotto. Comunque, giusto per dirvelo, perché non le vedrete scartare quelle lì, ma le pelli sotto i tom sono tutte ambassador coated. Grazie mille strumentimusicali.net per avermi mandato queste pelli. Io mando la sigla e possiamo partire dall'inizio. Oggi vediamo tutte le sigla. Partiamo per prima cosa dalla questione cassa. Allora, per quanto riguarda la cassa, ho deciso di prendere due pelli, perché il suono della cassa dipende un po' che cosa devo fare. Cioè, magari posso dover fare un qualcosa di più spinto, rock, metal, eccetera, magari devo andare a fare funk, oppure qualcosa un pochettino di più blues, eccetera. Quindi ho deciso di prendere due pelli, eccole qua, una di remo e una di Evans. Volevo prendere in realtà la Powerstroke 3, che è quella che ho montata anche adesso sulla mia batteria, ma nel momento in cui sono arrivato su strumentimusicali.net e dovevo decidere la pelle della cassa, ho visto la Powerstroke 4, che non ho mai provato. Eccola qua, Powerstroke 4 coated, cioè sabbiata, e voglio provarla per questa Powerstroke 4. E per quanto riguarda invece, questo è diciamo il suono un po' più versatile, nel senso che va bene per tutto. Invece, se voglio una cassa un po' più potente, bella, decisa, eccetera, sono andato su Evans, non più sabbiata ma trasparente, ed eccola qua, la EMAD 2. Quindi prima cosa direi di andare a montare le pelli, non sto a farvi vedere il montaggio e tutto, quindi andrò velocemente. Incominciamo da questa Powerstroke 4 sabbiata. Eccola qua montata, questa Powerstroke 4, che ho tirato veramente pochissimo, nel senso, oggi non voglio fare una lezione diciamo di accordatura, ma comunque io quello che faccio è tirare tutte le vitine con le mani e poi dare un giro di chiavetta, diciamo, a tutte le viti, e il risultato è questo. Devo dire che è una figata questa pelle, e io la tengo così, abbastanza morbida. In generale le pelli della cassa le tengo sempre abbastanza morbide, perché mi piace avere tanto attacco. Questa qua è quella più versatile tra le due di pelli di cassa, e quindi volendo si può anche tirare un pochettino di più per far uscire un po' più di nota, quindi avrete un po' meno attacco e un po' più di nota. Ma oggi voglio farvi vedere le pelli perfette per me, quindi scelgo la mia accordatura, e questa mi piace appunto perché ha tanto attacco, ma comunque, essendo anche sabbiata, comunque la cassa è bella piena, senza avere troppe basse, ma è bella piena. Quindi, secondo me, è una figata. Ovviamente, questa accordatura qua, avendo la pelle bella morbida, si fa un pochettino più fatica a suonare, nel senso, se dovete fare due, tre colpi con la cassa consecutivi, si fa un po' più fatica, però lì è anche allenamento, quindi non è male anche per fare allenamento. La pelle davanti, io uso una pelle, in realtà adesso ho un Ambassador Ebony, quella nera, ma ho di solito una pelle
monostrato normale, quindi non sto a farmi troppi problemi sulla pelle davanti. Ebony va benissimo, una fiber skin va benissimo, una ambassador normale, a volte ho usato anche un ambassador normale bianca, non è bellissima secondo me da mettere davanti alla cassa, ma comunque si può usare anche tranquillamente questa. Adesso andiamo a cambiare suono, utilizziamo questa Evans, la metto e poi vi spiego due cose. Ecco qua l'altra pelle montata, la Evans EMA 2. Questa pelle qua, allora, ha delle sordine interne. Come potete vedere qui ha questa tasca, diciamo, rotonda, che ha la possibilità abbiamo la possibilità di inserirgli delle sordine interne. Allora, usata senza sordine, secondo me questa pelle qua ha un po' più di basse rispetto a quella prima, forse perde un filo di attacco con questa accordatura, in effetti, rispetto alla Powerstroke 4, ha più basse. Quindi è sicuramente ottima se vogliamo un suono di cassa già abbastanza preimpostato, ad esempio per andare live mi viene in mente, vogliamo una cassa che funzioni bene, gli mettiamo il microfono, funziona, secondo me la EMAD 2 è perfetta. Allora andiamo a mettergli la sordina adesso, quella più piccolina, ce ne sono due, una più piccola e una più grande, cominciamo con la più piccolina. Proviamo a andargli a mettere adesso l'altra, quella un po' più spessa di sordina, togliamo questa qui, gliela mettiamo e vediamo come suona. Tuc. Allora sì, questa qua ragazzi è quella che se vogliamo avere pochi problemi live soprattutto funziona bene, la consiglio sicuramente se avete una batteria più economica, nel senso che questa pelle qua suona tanto lei, quindi se avete una batteria economica questa è una pelle molto buona che appunto suona tanto la pelle, suona meno la batteria più la pelle secondo me in questo caso qua, e poi con la questione sordine avete la possibilità di dire mi serve un suono più sordinato perché sono al chiuso a suonare, ad esempio se vado a fare un live la sordino un po', sono all'aperto mi va bene anche un po' più slabratella, quindi tolgo tutte le sordine e vado con la EMA 2 da sola. Adesso andiamo avanti e passiamo ai tom, vado a prendere le pelli dei tom. Come pelli dei Tom, allora, a parte quelle sotto che vi ho già spiegato essere ambassador normali e... ok, sono giuste, mi sembrava di aver fatto qualcosa di sbagliato, invece no, sono giuste, l'ordine l'ho fatto giusto. Quelle sotto, vi dicevo, sono delle ambassador sabbiate, perché a me piace usare sabbiato sopra e sotto. Quelle sopra sono delle pelli che pochi conoscono, in realtà, perché sono delle Emperor, ma non Emperor normali, Emperor sabbiate, ma Emperor vintage. Sono delle pelli che io avevo visto usare a Gavin Harrison, non so se usa ancora queste qua, ma comunque delle Emperor un pochettino più rispetto alle Emperor normali. Riusciamo ad avere più quell'attacco, un pochettino più quell'attacco da Ambassador, che è una figata, l'attacco dell'Ambassador è una bomba, però abbiamo comunque un suono un po' più basso, perché è un Emperor, quindi è una doppio strato sempre, e anche la durabilità è più elevata. Vado a montarle, a rimontarle, perché anche queste sono vintage Emperor, ma sono state utilizzate un bel po', quindi andiamo a cambiarle. Il rullante lo lascio per ultimo. Ok, anche pelli dei Tom montate, come potete vedere, pelli nuovissime, ho dato giusto qualche colpo per accordare, non ho fatto anche qui un'accordatura con l'accordatore, eccetera, ho fatto un'accordatura più a orecchio. La cosa che faccio sempre è quella di tenere comunque le pelli sotto, le pelli risonanti, un po' più tese rispetto a quelle sopra. Ho già fatto dei video sull'accordatura anche dove spiego questa cosa qua.
E di base, comunque, la cosa che mi piace di queste pelli è che, sì, ho messo anche di nuovo la pelle della cassa, la Power Stroke 4, perché raga, mi piace di più, quindi ho messo quella. Quello che mi piace di queste pelli è che sono asciutte, nel senso che sono abbastanza, finisce subito il suono. Però sono molto calde come pelli e sono versatilissime, perché hanno una buona dinamica. Poi io in realtà quella del timpano la uso, in realtà io, ecco, una cosa che non vi ho mai detto, tom e timpani io li penso un po' diversi come accordatura, nel senso i tom devono un po' cantare, mentre il timpano meno, cioè io il timpano lo voglio proprio secco. Perché deve, per quanto mi riguarda, mi piace proprio il timpano con questo suono qua, quindi dinamicamente fa un po' più fatica. Poi, ovviamente, queste possono essere anche tirate di più, sono molto versatili, perché se le tiriamo di più possiamo anche andare a, ad avere dei suoni più acuti come intonazione proprio, quindi dovessimo utilizzare anche nel jazz dell'Emperor Vintage, ci potrebbe stare. Hanno questa cosa che se le tiriamo su hanno una buona nota, ma senza troppe armoniche. Se le tiriamo giù, riescono comunque a sostenere delle accordature molto basse, tipo. Sicuramente ottime, ottime pelli. Adesso, ultime due pelli, rullanti sopra e sotto. Ho preso, vabbè, raga, lo sapete che questa è la mia preferita, Genera Dry da 14 pollici. È la stessa pelle che ho qua, ma vado a cambiarla, perché questa, come potete vedere, non ce la fa più. Guardate che bella, tutta bucherellata con questi fori per permettere all'aria di uscire, quindi molto, molto più controllata, dry, proprio perché è più controllata e più asciutta. E sotto vado a mettere una Snare Side 300, quindi questa pelle che quando la tocchi sembra rompersi, ma in realtà è proprio fatta apposta, non preoccupatevi se la prendete e non avete mai visto una pelle risonante di un rullante, perché è veramente fine, così permette alla cordiera di muovere sulla pelle ed è super sensibile, almeno questa pelle con la cordiera. Vado a montare le due pelli e poi ve ne parlo. Vi ho già parlato di questa pelle, io amo questa pelle, questa soprattutto, anche questa, ma questa soprattutto. Molto bene, montata anche la pelle del rullante, le pelli del rullante, perché sia la General Dry sopra sia la Snare Side 300 si chiama, mi sembra, non ne ho voglia di guardare sotto, Snare Side 300. Allora, questa è forse la mia pelle preferita per rullante, perché è una delle poche pelli super controllate, veramente tanto controllate. Non c'è bisogno di una sordina, non c'è bisogno di niente, e riesce a reggere varie accordature. Io di solito uso un'accordatura medio-alta come intonazione, non altissima, ma... Come potete vedere, appunto, regge benissimo, questione armonica, eccetera, perché non ce ne sono troppe, anzi, le stoppa benissimo. Lascia il suono comunque molto secco e anche per quanto riguarda le ghost, sono belle secche senza stopparle troppo, però, nel senso che
non va ad ammazzare le ghost, diciamo così. Ovviamente una cosa che pensavo io all'inizio era: ma hai i buchi, quindi la pelle probabilmente sarà un po' più fragile. In realtà non è per niente così. Ha questi buchi, ma non preoccupatevi, la pelle tiene tantissimo. Io, per quanto mi riguarda, non ho mai rotto una General Dry. Poi, ovviamente, l'ho cambiata nel momento in cui non ce la faceva più, ma assolutamente non si è rotta. Quindi questione dei buchini non è per niente un problema. Questo, ragazzi, è il mio set di pelli perfetto, ideale. Io con questo set di pelli qua sono a posto. Quindi ragazzi, come avete potuto vedere, questo è il mio set di pelli preferito. Ho voluto farvi vedere anche una pelle per cassa in più nel caso in cui vogliate utilizzare un suono diverso, perché io comunque quella pelle di cassa di Lema 2 ogni tanto la uso. Come vedete però, allora, a me piacciono molto le pelli sabbiate. Io prediligo le pelli sabbiate tantissimo, infatti le ho tutte sabbiate sopra, sotto, eccetera. E in realtà la cosa che piace a me è quella di avere un set molto versatile. L'ho utilizzata tanto questa parola, ma molto versatile nel senso che se devo andare a fare rock modifico l'accordatura, suono rock. Se devo andare a fare funk con le stesse pelli modifico l'accordatura, faccio funk. Se devo fare pop, se devo andare a fare un po' una cosa più latineggiante, non capita mai che devo andare a fare una cosa più latineggiante, ma comunque ho la possibilità di farlo. Dovessi fare jazz con queste pelli, in realtà lo posso fare, perché modificando l'accordatura appunto lo posso fare. Quindi la cosa che piace a me è avere delle pelli, accordatura dopo, ma delle pelli che mi permettano di gestirmi sempre, di avere la possibilità di tirare sempre fuori dei suoni buoni, che vanno bene per quel genere. Quindi con questo, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro set di pelli preferito, se ce l'avete, quali sono le vostre pelli preferite. Fatemi l'elenco, così almeno poi andiamo a confrontare. Io voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net. Non vedete? C'è il pacco lì dietro, non c'è il pacco, non capisco. Per avermi mandato queste pelli qua, io con questo vi saluto veramente. Iscrivetevi al canale, qui sotto trovate il link per accedere alla mia scuola online, se vi piace come spiego e tutto quanto. Andate a vedere, ci sono già un bel po' di corsi e basta. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!